Ecco come Charles de Foucault pregava la Madonna. Legato a Maria fin dalla morte della propria madre, quando aveva appena 6 anni, Charles de Foucault diceva nelle sue meditazioni di Pasqua che bisognava mettersi sulle orme di Maria per godere della presenza del Cristo risorto. Ogni anno, quando il mese di maggio si avvicinava, egli sperava che quel tempo tradizionalmente dedicato alla Vergine gli avrebbe permesso di vivere una nuova conversione. L'attendeva con impazienza, tanto si sentiva miserabile agli occhi di Dio. Niente gli sembrava sufficiente per pregare Maria. Invocazioni, lodi, rosari, atti di consacrazione. Scoprite le forme di devozione mariana praticate da Charles de Foucault, specialmente nel mese di maggio. 1. Chiedere a Nostra Signora del perpetuo soccorso di essere portati da lei. Cosciente della sua povertà spirituale, il padre de Foucault si è posto nel 1893 sotto la protezione di Nostra Signora del perpetuo soccorso. Invocando incessantemente il suo nome, sperava di ottenere dal suo figlio risorto il perdono di Dio per sé e per tutti gli uomini. Di fatto, a partire dal Natale 1893, periodo in cui era spiritualmente perduto, si è messo a cercare istintivamente il suo aiuto, perché temeva le insidie del maligno. Invocando specialmente il cuore di Nostra Signora del perpetuo soccorso, egli le chiedeva di portarlo fra le braccia, come aveva portato Gesù bambino. O Madre del perpetuo soccorso, aiutami, custodiscimi, perché io sia obbediente a tuo figlio. Questa preghiera gli permetteva di guardare tutti gli eventi della sua vita come si svolgevano sotto lo sguardo di Maria. 2. Superare la solitudine con Nostra Signora del Rosario. Nei suoi scritti spirituali, Charles de Foucault ha affermato più di una volta che il rosario era diventato la sua arma nella lotta contro il male. Esso lo aiutava a superare la solitudine, talvolta difficile da sopportare. Grazie alla preghiera del rosario, egli si sentiva interiormente accompagnato da Dio. Il religioso amava in particolare i misteri gloriosi, che diceva lo riempivano di gioia. Recitandoli, Charles si immergeva nella contemplazione, rinforzato dalla bellezza del Sahara che lo circondava. Per questa ragione, il padre de Foucault consigliava a tutti quanti che erano tristi o scoraggiati di pregare i misteri gloriosi, per fare esperienza di una gioia confortante. Per convincerli, egli ha perfino rappresentato, graficamente, tutti i misteri del rosario. Al centro di una piccola scatola di cartone ha tracciato un cuore sul quale si trova una croce sovrastante con la scritta Jesus Caritas. Da questo cuore partono 15 raggi a simboleggiare 15 virtù, accompagnate da un piccolo commento. 3. Rendersi disponibile a Maria. Charles de Foucault voleva essere completamente disponibile a Maria. Nei suoi appunti spirituali, raccolti in Viaggiatore della Notte, egli lo precisa in 3 atti. 1. Ho intenzione di custodire in me la volontà di donare a Maria tutto quello che ho da offrire, le mie opere, le mie preghiere, le mie sofferenze, tutto quello che mi soddisfa, tutta la mia vita spirituale, per donarmi finalmente a Gesù. Mi unirò a Maria, darò tutto a Maria, per Maria e in Maria. 2. Darò tutta la mia vita apostolica e la mia vita spirituale a Maria. 3. Mi trasformerò in Maria. Lavorerò per trasformarmi in Maria, diventare un'altra Maria viva e operativa. Sarò trasformato in lei e le darò i miei pensieri, i miei desideri, le mie parole, le mie opere, le mie preghiere, le mie sofferenze, tutta la mia vita e la mia morte. 4. Fare atto di consacrazione a Maria. La festa della presentazione del Signore, che segna il termine del tempo di Natale, è stata occasione per il padre de Foucault di offrire la propria vita per le popolazioni del Sahara. Come egli stesso ha detto, questo dono sacrificale sarebbe stato vano senza l'intercessione di Maria. Egli voleva che fosse lei a guidarlo, che ella lo proteggesse da se stesso,
che gli infondesse la grazia di invocare instancabilmente il suo nome, perché potesse seguire il profumo di Cristo. Nelle sue considerazioni sulle feste dell'anno, il padre de Foucault annotò gli incoraggiamenti della stessa Vergine Maria. Mi invochi nella sofferenza, nella debolezza, nei momenti di stanchezza, e io l'aiuterò ogni volta che lei lo chiederà. Mediti l'Evangelo per imitare suo fratello. Venga, serva, imiti. Lei lo vedrà ora e nell'eternità. Lei lo vedrà nella misura in cui lo ama. Coraggio, mi ami. 5. Pregare con Catherine Labouret e cantare C'est le moi de Marie. Il culto mariano di De Foucault era legato alla pietà popolare, per questo amava recitare l'Angelus e la preghiera di Santa Catherine Labouret. O Maria concepita, senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel mese di maggio amava citare le parole di una canzone francese ben nota. C'est le moi de Maria, c'est le moi le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Oh non, les saintes de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère nos chants et nos corps. È il mese di Maria, è il mese più bello. Alla Vergine cara, diciamo un canto nuovo. Orniamo il santuario dei nostri fiori più belli. Offriamo a nostra madre tanto i nostri canti quanto i nostri cuori.